Allora, siamo qui con Paolo Naldini, direttore di Città dell'Arte. Inizia oggi il forum Città Creativa UNESCO. Ecco Paolo, quali sono gli obiettivi di questi 3 giorni? E ti chiediamo se ci puoi identificare bene questo binomio tra sostenibilità e creatività. Buongiorno a tutti. Bene, oggi vogliamo praticare la patente che abbiamo ottenuto con la designazione UNESCO a Città Creativa. Praticarla in un consesso di forum, vuol dire quindi confrontarsi con altre voci, altre esperienze, soprattutto dalla rete delle città creative italiane, ma anche internazionale. E vogliamo esplorare giustamente questo binomio, questa doppia elica come un DNA del nostro territorio, creatività e sostenibilità. Esplorarne la storia, che ne ha determinato anche la morfologia, perché abbiamo questo distretto diffuso che è un po' un arcipelago, appunto, un arcipelago della produzione sostenibile. E esplorarne il futuro, come questo corredo genetico di sostenibilità e creatività ci può accompagnare, proprio come territorio, come regione, come area geografica, nella nuova mappa internazionale, in quella che si sta delineando e in quella che vogliamo che si delinei, quindi fondata su dei valori a 360 gradi, di patrimonio, di inclusione sociale, di prosperità, sostenibile. Che questo momento storico e la pandemia anche ci stanno profilando. Quindi gli obiettivi sono questi: a che punto siamo e soprattutto come andare dove vogliamo andare.